salutare innanzitutto tutti gli intervenuti e un ringraziamento alla confraternita del Santissimo Sacramento e Rosario e del Santo Rosario che ha organizzato questo incontro e un doveroso ringraziamento all'amministrazione comunale, mi spiace che il sindaco è andato via, perché mi ha dato la possibilità di progettare e dirigere la realizzazione di questa piccola ma interessantissima opera. Dopo l'esposizione del dottor Capiotti, direttore operativo delle fasi di restauro, io farò solo un piccolo accenno di carattere tecnico sull'intervento e sul processo che ha portato all'ultimazione dell'opera. La scelta progettuale, condivisa con la Soprintendenza dei Beni Architettonici del Lazio ed in particolare con l'architetto Palanti, che ora è diventato soprintendente, con il quale fece un sopralluogo preliminare prima di arrivare alla progettazione definitiva, è stata quella di un intervento con il criterio del restauro conservativo. L'opera su cui andavamo ad intervenire era un quacervo di elementi architettonici realizzati in più fasi, il locutorio in quattrocentesco facente parte dell'abbazia cistercense, la trasformazione in assediario seicentesco voluta da Donna Olimpia con il prolungamento e la realizzazione del portale barocco ed infine l'importante intervento di restauro del Mundions risalente ai primi del Novecento. Coerentemente con la scelta progettuale, l'intervento è consistito nel restauro degli elementi originali di queste tre fasi, consolidandoli e reintegrandoli con tecniche e materiali congruenti. Penso che la fortuna ci abbia aiutato con l'aggiudicazione dei lavori alla ditta Ciorba, che con la collaborazione del restauratore, nostro concittadino Rolando Di Caetani, ha saputo interpretare in modo ineccepibile le indicazioni progettuali ed operative. Mi è doveroso ricordare la preziosa collaborazione dell'architetto Contessa, che purtroppo non vediamo tra il pubblico, responsabile del procedimento del Comune di Viterbo, che con la sua esperienza nel campo del restauro ha contribuito con preziosi suggerimenti alla buona riuscita dell'operazione. Ogni piccola parte di intonaco o pietra originale è stata conservata con tecniche di consolidamento e reintegro conformemente all'originale, restituendo un'opera sulla quale sono ancora leggibili i segni del tempo, ma al riparo dall'aggressione del degrado fisico, chimico e meccanico che aveva ridotto questa opera in condizioni veramente preoccupanti. Non mi dilungherò oltre sull'aspetto tecnico già illustrato nel dettaglio dal dottor Capiotti, mentre vorrei spendere qualche parola sull'aspetto sociale che si è sviluppato intorno a questo piccolo intervento. Vivere a San Martino significa respirare arte, sentire il profumo, è come sfogliare ogni giorno un libro di architettura e per un architetto questa è una gioia. Ma la vita, come sappiamo, non è fatta solo di gioie. Per un architetto vedere un patrimonio storico abbandonato all'incuria del tempo ed attaccato dal degrado è un grande dolore. In un piccolo paese come San Martino ci si conosce tutti, per cui è stato fatale che venisse in contatto con gli amici della confraternita, anche loro sensibili al fascino dell'arte ed orgogliosi del loro paese, soprattutto con Colombo Bastianelli, che da anni è impegnato in studi e iniziative rivolte alla conoscenza e alla divulgazione delle bellezze architettoniche ed urbanistiche di San Martino. Con loro inizia un rapporto di collaborazione che porta alla realizzazione di un piccolo intervento di restauro dei resti del chiostro dell'abbazia e successivamente, insieme alla Promogest, all'organizzazione di un convegno sul recupero e riuso dei centri storici, in cui veniva presentata la proposta di intervento per il restauro del locutorium e della porta barocca. Il vero problema per proseguire nell'iniziativa era però quello finanziario. È vero che non si trattava di grosse cifre, ma in periodi di ristrettezze economiche anche reperire la somma necessaria diventava un'impresa. Fortunatamente un pomeriggio incontrammo sulla piazza di San Martino il consigliere regionale Giuseppe Parroncini a cui esponemmo il problema. Parroncini, come sempre vicino alle necessità del nostro territorio, ci indicò una legge regionale ai sensi della quale il Comune di Viterbo avrebbe potuto accedere al necessario finanziamento.
Ci rivolgemmo in questo caso allora assessore ai lavori pubblici del comune di Viterbo, Giovanni Arena, che immediatamente si adoperò tramite l'ufficio tecnico comunale per la richiesta del finanziamento. Secondo me l'aver realizzato questa opera mediante una pluralità di esperienze, di persone, di enti, superando le divisioni politiche in nome dell'interesse collettivo, dà a questo intervento un significato che va oltre l'importanza dell'opera realizzata, pur nella consapevolezza di aver restituito a San Martino un pezzo di storia, proprio per il valore aggiunto del processo culturale e umanistico che ha caratterizzato la realizzazione dell'opera. La mia speranza è che questo circolo virtuoso che ha portato alla realizzazione dell'intervento possa diventare anche un laboratorio dal quale attingere gli aspetti positivi per riprodurlo e magari migliorarlo in altri interventi quanto mai necessari per la conservazione di questo bellissimo borgo. Penso alla porta di accesso al paese attribuita al Borromini, invasa dalle ardaci, agli affreschi della sala capitolare che a causa dell'infiltrazione di acqua rischiano di andare perduti, opere che necessitano di interventi anche poco costosi ma urgenti. Penso alla necessità di un piano di recupero globale che regoli gli interventi sul patrimonio edilizio di proprietà privata. Concludo con due considerazioni relative allo svolgimento dei lavori. Durante il corso dei lavori, iniziati nel mese di giugno, il passaggio che collega Piazza Nazionale con il chiostro dell'Abbazia, proprio in quanto oggetto dell'intervento, è rimasto chiuso al traffico, con indubbi disagi per gli abitanti di San Martino, e di questo ce ne scusiamo con tutti i cittadini, ma sarebbe stato altrimenti impossibile realizzare i lavori rispettando le norme di sicurezza, ed io la sicurezza la metto al primo posto. Qualcuno si è lamentato sui tempi di realizzazione, che in realtà sono durati circa 6 mesi, ma in considerazione della specificità dell'opera e degli interventi realizzati con tecniche e materiali che richiedono fasi lavorative complesse, penso di poter affermare che i tempi di esecuzione sono stati sufficientemente rapidi e i disagi patiti saranno abbondantemente compensati dal piacere di vedere un bellissimo scorcio di San Martino ritornato agli antichi splendori. Ringrazio